Io sono Peppa Pig. E questo è il mio fratellino George. Lei è Mamma Pig. E lui è Papà Pig. Restituire un sorriso ai bambini che vivono in famiglie disagiate e promuovere eventi ludico-ricreativi per contrastare fenomeni sociali che il più delle volte, passando inosservati, rischiano di creare spiacevoli episodi di emarginazione. Queste le finalità attraverso cui i volontari dell'associazione Precedenza Bimbo, recentemente costituiti da Caltagirone, hanno promosso il primo evento negli spazi della Galleria Luigi Sturzo. Abbiamo creato questo evento in questa giornata, il nostro primo evento dopo un mese, diciamo, di essere costituiti. Le soddisfazioni e le gioie, come potete vedere, ci sono, la gente ha molto collaborato e auguriamo bene per i prossimi eventi, ancora abbiamo progetti di attivarci per il Natale. Ad entrare nel merito delle attività che intende promuovere questo gruppo di volontari è la presidente dell'associazione Precedenza Bimbo, Bruna Garofalo, che ha promosso un evento con il noto personaggio dei cartoons Peppa Pig per allietare la presenza dei bambini intervenuti. Vogliamo dare, diciamo, un sorriso gioioso a tanti bambini, attenzionare le famiglie disagiate e quindi creare degli eventi, animazione e portare anche loro sostegno materiale e dare ascolto a questi bambini di famiglie disagiate, perché anche loro devono sorridere. Conclude il sindaco di Caltagirone Nicola Bonanno, che nel sostenere l'associazione ha lanciato un appello alla città ai fini di sostenere le attività promosse dalla stessa, che fra gli obiettivi posti prevede di effettuare raccolte alimentari e di giocattoli a loro volta da destinare alle famiglie disagiate. Nasce una nuova associazione, Caltagirone Precedenza Bimbo, che è fatta da volontari che davvero si occupano e si occuperanno dei bisogni dei bambini, dei bisogni dei più deboli. Hanno bisogno di un sostegno, di un aiuto, noi come amministrazione ci siamo, ma hanno bisogno dell'aiuto di tutti per dare una mano a tutta Caltagirone e a tutto il comprensorio.